Ora, se noi vogliamo proseguire in un'analisi seria, dobbiamo chiederci se nel Nuovo Testamento ci sono tracce per poter dire quale fosse il vocabolo adoperato da Gesù. E allora la prima traccia la troviamo e la troviamo molto bene. La troviamo nella lettera ai Romani. Linea 59, lettera ai Galati e nel Vangelo di Marco. Linea 63. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo. Andate alla linea 62. Con quante beta trovate la parola Abba? Due. Tenetelo presente. È molto importante. Poi capirete il perché. Dunque, Paolo cosa sta dicendo al capitolo 8 della lettera ai Romani? Al capitolo 6. Due capitoli prima lui aveva spiegato che cos'è il battesimo e aveva detto che il battesimo è essere innestati in Cristo. Essere innestati significa che il battesimo rende una cosa sola il credente con Cristo risorto. Questo Cristo risorto è colui che possiede lo spirito. Perché? Quando voi leggete l'episodio del battesimo di Gesù e lo leggete nei quattro Vangeli, è molto interessante. Giovanni lo spiega meglio di tutti, anche se non parla, non descrive il battesimo, ma ne parla. Dice che lo spirito scese su Gesù per rimanere su di lui per sempre. Gesù uomo muore, Gesù uomo risorge, non è Dio che muore, è Dio che risorge. È l'uomo Gesù che muore, è l'uomo Gesù che risorge, ma Gesù è uomo e anche Dio, sì, ma Dio non muore e non risorge. È l'uomo Gesù, il quale da risorto, possedendo lo Spirito Santo nella sua pienezza, dice ai discepoli: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando a voi. Scritto. Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dunque, capitolo ottavo, ricorda ai cristiani, voi, essendo una cosa sola con Cristo a causa del battesimo, possedete lo Spirito e siete figli di Dio, non siete più soggetti al peccato originale e siete già risorti, anche se non ancora manifestati. Pensare al battesimo come lavacro, come spesso si spiega, non è sbagliato, ma è incompleto. Battesimo lava dal peccato originale. Bravo, furbo. Giusto? E come spieghi che ci fa figli di Dio? Come spieghi che ci fa risorti? Come spieghi che siamo pieni di Spirito Santo? Paolo, molto intelligentemente, dice: no, guardate che il battesimo è un innesto. Va bene. Avremmo da discutere. Dunque, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura. I sensi di colpa che molto spesso i cristiani hanno è la svalutazione di sé perché non si tiene presente della dignità che Dio ha dato a ciascun battezzato. Battezzato è figlio di Dio, anche se peccatore.
questa dignità noi non la perdiamo mai, perché quando eravamo piccolini e facevamo finta di andare al catechismo, perché si andava a giocare, non si andava al catechismo, per striscio potevamo stare attenti qualche volta. E ci hanno insegnato che esistono 3 su 7, 3 sacramenti, che imprimono il carattere. E quando tu chiedevi alla catechista che cos'è il carattere, perché a casa sentivi dire io che brutto carattere ha quello di me, la catechista in 2-2-4 ti diceva è un timbro indelebile, mamma mia, peggio di un tatuaggio, sì. E quali sono questi 3 sacramenti che imprimono il carattere, cioè che non sono ripetibili? E ordine sacro. Non è ripetibile. Mentre invece il sacramento della riconciliazione, l'Eucaristia, anche l'estrema unzione. Quando mia madre povera è entrata in coma, il 2 maggio, mamma mia, del 1995, secoli fa, i miei amici preti andavano a trovarla e ognuno pensava di essere il primo a dargli l'estrema unzione. L'infermiera che assisteva mia madre mi ha detto: Don Renato, dice, ne ha ricevute 19. Dico, quando arriva lassù, arriva come una busta pluriraccomandata con tanti bolli. Vabbè. La dignità di figli, chi è battezzato non la perde mai. E per capire questo voi dovete tenere presente l'episodio del figliol prodigo, il quale, prima di partire per arrivare a casa un'altra volta, si fa il suo bel film. Padre, dirò a mio padre, non son degno, tio, tao, tio, tao. Poi noi ci commuoviamo, perché quando lui arriva, il padre gli va incontro, lo abbraccia. Però leggete con un po' di senso critico. Il padre è perfettamente disinteressato a questa specie di recita del figlio. Non lo lascia neanche finire. Il figlio incomincia. E il padre dice, ma vaffanculo, vieni. E fanno festa. Se noi recuperiamo in maniera seria la nostra identità di battezzati, il senso di colpa non ci deve essere, perché è contro la verità. Noi dobbiamo avere il senso della conversione, non di colpa. Difficile da far entrare dentro in testa, però è così. Dunque, non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo 2B. Abba. Voi dite, ma perché Don Renato è così ossessivo con questi 2B? Lo capirete subito. Lettera ai Galati. Anche voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei vostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, replica, e sempre con 2B. Marco ci ha custodito un logion di Gesù e ha ripetuto quello che Gesù ha detto. Kai eleden, e diceva, Abba o Pater, Abba, Padre, siamo nell'orto del Getsemani. Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Questi 3 testi sono gli unici testi del Nuovo Testamento dove
di scrittori della Chiesa nascente ci hanno lasciato la pronuncia originale della parola detta da Gesù. Ai Galati non interessava un bel, non capivano l'ebraico. I Galati erano una popolazione turca discendente da una grande emigrazione francese, Galli, per cui quella zona della Turchia viene chiamata Galazia. Sono francesi. I Galati non parlano semitico. E quindi perché Paolo ai Galati mette Abba? Perché i Galati conoscessero come Gesù invocava Dio. La lettera ai Romani disse la stessa cosa, sì, ma lì noi sappiamo che la comunità romana cristiana era fatta in parte da ebrei convertiti al cristianesimo, percentuale di gran lunga maggiore, di quell'altra piccola percentuale di romani, pagani, convertiti al cristianesimo. E quindi è spiegabile che Paolo dica, guarda, il nostro maestro parlava la nostra lingua e diceva Abba. Più forte invece la testimonianza ai Galati, i quali, non capendo niente, vengono portati da Paolo a toccare con mano quello che era l'espressione originaria del maestro. Marco, stessa cosa di Paolo, non ha nessuna ragione per portare il termine Abba, ma vuole riportare in maniera il più possibile esatta la preghiera di Gesù nel Getsemani, quindi in questo caso vuol fare un'operazione storica, dicendo, cari romani, sappiate che Gesù nel Getsemani ha detto proprio queste parole, e incomincia con la parola tipica di Gesù nell'invocare Dio. Ora, queste testimonianze a noi non bastano. Sappiamo che Gesù chiama Abba, con due B. Dove sta il problema? Adesso alla linea 77, linea 82, dobbiamo meritarci il caffè. Sulla colonnina delle parole scritte in ebraico vediamo di fare una spiegazione. Si legge da destra a sinistra. Alla linea 77 voi avete un Aleph, che è una gutturale muta, un Bet e un altro Aleph. Questa è la forma enfatica della parola Ab. Ab, padre. Abba, con una B sola, è una forma, diciamo così, gonfiata, che equivale in qualche maniera a grande padre. Ab, padre. Abba, forma enfatica, grande padre. Ma se io dico Abba, con due B, linea 78, io non parlo più ebraico, ma sto parlando aramaico. E sto parlando aramaico come i bambini. Perché questo suono non viene mai adoperato dal figlio adulto nei confronti del papà. Mai. Questo è un suono che appartiene alla lallazione dei bambini. Quando il bambino comincia a balbettare le prime parole, ba 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 ba, capite? Magari il bambino non sa quello che dice, ma il papà dice, ha chiamato me. Così pure quando il bambino fa mamma 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 mamma, la mamma va in estasi, ma il bambino non sa quello che dice. Occorrerà forse qualche settimana
prima che dall'allazione si arrivi alla consapevolezza di stare indicando una persona precisa. Questa forma così dolce, Abba, che viene adoperata dai bambini, viene adoperata anche dal discepolo nei confronti del maestro. Quindi, quando Gesù chiama suo padre con questo nome, 2B, non 1B, 2, Gesù assume un atteggiamento nei confronti di Dio che è contemporaneamente del bambino piccolo, ma anche del discepolo. Dietro a questo mondo, duplice mondo, noi dobbiamo stare un po' sull'attenti. Dietro alla parola Abba, dunque, c'è la confidenza del bambino verso il proprio padre, ma anche verso la propria madre. Non dimentichiamolo che Gesù è un ebreo. E quindi Gesù è impregnato dello spirito ebraico. Per cui chiamare uno padre o chiamare madre non è identificativo, è qualificativo del rapporto. Il bambino ha la massima, assoluta fiducia della mamma e del papà. Quando vede un estraneo, cosa fa? Corre di corsa ad abbracciare le gambe della mamma e a rifugiarsi in questa specie di sicurezza che la mamma può dare. E la mamma, tranquilla, carezza la testa del piccoletto e dice: no, guarda, questo è l'amico di papà, è l'amica della mamma. La mamma deve spiegare, il papà deve spiegare. Allora il bambino si rasserena. Ma la fiducia totale che il bambino ha non è verso chiunque, è verso queste due figure che gli sono estremamente familiari. Quando il bambino piccolo, non quando è grandicello, quando il grandicello è furbo e dice bugie, ma quando è piccolo e combina una marachella, lui non sa ricombinarla. Non ha ancora la concezione del bene e del male. Prende il vaso di marmellata e trova gusto a farlo cadere, sciacco. Poi va dalla mamma e gli dice: ah. Poi la mamma gli spiega che non bisogna fare tutto questo, e allora il bambino comincia a capire cosa è bene e cosa è male. Ma se voi notate, il bambino quando sbaglia e non sa, non ha paura di dire: ho fatto questo. Se la mamma non è manesca, anche la seconda volta rischia di sbagliare, dice: ho sbagliato, ma non ha paura di sua madre. Questo è il rapporto che Gesù aveva con Dio e questo è il rapporto che Gesù vuole che i suoi discepoli abbiano con Dio. Sei una persona santa, va benissimo. Sei un peccatore, va benissimo. Va benissimo. Perché il problema di essere santi o essere peccatori è un problema che riguarda noi, non lui. Lui ama sia il santo sia il peccatore. Essere santi vuol dire rispondere a lui in un certo modo. Essere peccatori significa rispondere a lui in un altro modo. Secondo, essere peccatori significa fare del male a se stessi. Noi non vogliamo capirlo. Però è così. Più dunque una persona si vuol bene in maniera corretta, meno pecca. Secondo aspetto, tipico appellativo del discepolo nei confronti del maestro. Gesù ogni tanto lancia la frecciatina a chi lo ascolta.
sarete perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Amate i vostri nemici, perché Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sul campo del giusto e dell'ingiusto. Cioè Gesù più volte pone Dio come il maestro da imitare. Sulla misericordia, subito. Sul perdono dei nemici, subito. Sull'essere perfetti, sarete perfetti, è un futuro. Però è sempre Dio il punto di riferimento. Se voi prendete le beatitudini, ci sono tre passaggi fortissimi. Quando fai l'elemosina, non fare come gli ipocriti che suonano la tromba. Tu la devi fare in modo che la tua destra non sappia quello che fa la tua sinistra. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti darà la ricompensa. Il Padre diventa modello. Il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. La caratteristica del Padre è questa discrezione. Tu impara ad essere discreto come Lui, anche quando fai l'elemosina, non suonare la tromba. Perché? Perché Dio è discreto, sì, discreto anche tu. E all'interno di questa discrezione Dio ti darà la ricompensa. Digiuni? Non sta a metterti la cenere in testa, a fare il viso smunto, andare via vestito da straccione. Vestiti bene, pettinati, fai bella figura, metti anche il profumo. Nessuno deve sapere che tu digiuni. E il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. E quando preghi sono i tre grandi punti della spiritualità ebraica che Gesù porta dentro alle beatitudini. Dice, quando preghi, non pregare in mezzo alle piazze. Se preghi nella sinagoga è una cosa, ma quando preghi da solo non pregare per farti vedere. Entra nella tua stanza, chiudi la porta, è scritto. E il Padre tuo che vede nel segreto. Dunque, questo Abba, che è il nome pronunciato da Gesù in questo caso, spinge a vedere le cose in questo modo. Tu sei il bambino, figlio di Dio, che comunque è amato da Dio, santo o peccatore che sia. Secondo, hai Dio come punto di riferimento, come modello da raggiungere. E adesso raggiungiamo il caffè perché sono le 10:25.